Allora, siamo con Antonio Fagotti nel post partita amichevole con la Virtus Siena. Ieri non c'è stata occasione di parlarci, quindi recuperiamo oggi e ti chiediamo appunto, dopo quattro amichevoli, questa Fiorentina Basket, se è un po' come te la immaginavi già agosto e quello che abbiamo visto in campo rispecchia un po' la vostra idea di squadra. Ma sicuramente comincia ad avere un'impronta. Come gruppo è già un gruppo bello coeso. È chiaro che l'impronta di Giulio Cadeo si fa sempre, partita dopo partita, sempre più importante. Noi quello che dobbiamo fare, secondo me, è calarci molto bene nella mentalità che ci sarà in questo girone. Nove Toscane significano praticamente nove derby per noi e quindi avremo delle partite, penso, in dei campi abbastanza caldi e con una mentalità molto importante. Prime indicazioni stasera da questa partita, che è stata giocata piuttosto a livello agonistico abbastanza elevato, insomma, tanti falli, tante interruzioni, però insomma ci sono indicazioni già per il coach Cadeo e sicuramente al momento ci saranno anche carichi di lavoro della preparazione atletica e tutto il resto, però insomma bisogna essere pronti a ottobre. Sì, sicuramente noi siamo un cantiere aperto, la squadra si sta assemblando, sono giocatori che non hanno mai giocato insieme l'uno con l'altro, forse ad eccezione di Mazzucchelli con Motta. Tuttavia, ripeto, questa è stata una partita vera, è stata quasi una partita di campionato ed è questo stato un test molto importante per noi, perché dobbiamo testarci volta dopo volta. Non dimentichiamo che questo gruppo ancora è orfano di Valentini, che sta completando il suo rientro. Quindi è previsto il rientro a breve nelle prossime amichevoli oppure no? La situazione viene monitorata volta in volta, quindi Valentini rientrerà quando sarà pronto completamente. Questo gruppo va avanti nel migliore dei modi, tutti, dai ragazzi ai senior, giocano con la stessa intensità, con la stessa voglia di conoscersi e di raggiungere il risultato e l'obiettivo.